Aprilia, 113esima gara in Serie A per lui. Ci siamo, è tutto pronto, e allora via, si parte. Buon divertimento con Inter-Juventus, la nona giornata del campionato di Serie A. Bonucci, Chiellini. Va l'impostazione il capitano con il sinistro, prova ad allargare per Kulusevski. Recupero della Juve dopo il contro, recupero di... dalla bandierina Alex Rossonero. Çalhanoğlu, eccolo qua, il suo traversone in mezzo, colpo di testa, sopra la traversa Skriniar, sempre lui pericoloso, dico sempre perché nelle prime 8 partite ha già segnato 2 gol. Szczęsny, Bonucci, nuovamente per Bernardeschi, potrebbe andare il colombiano, va infatti lui quadrato, il suo traversore in mezzo verso il colpo di testa, a liberare l'area, poi Morata il destro, la parata e poi il tocco lì, ravvicinato Handanovic, clamoroso su Alessandro, grande opportunità per la Juventus, da 2 passi Alessandro che adesso protesta con l'arbitro che vorrebbe una trattenuta, il laterale brasiliano, non è di questo avviso il direttore di gara, si gioca, che occasione per la Juve, Juan, Juve ha giocatori molto molto tecnici. Tutto fa pensare a un tiro in porta. No. Bernardeschi, sì, per Danilo. Il destro di Danilo. Va fuori. Provato a posizione siderale. Molto, molto complicato. Palla lunga in profondità per Lautaro Martinez. Danilo in copertura preventiva. Perfetto il brasiliano. Locatelli. Palla però deve tornare dalle parti di Bastoni. La sventagliata all'altra parte. Darmian con il petto la mette giù il 36. Arriva la corrente Skriniar. Rientra sul mancino. La palla a rasoterra. Çalhanoğlu. Destro di Çalhanoğlu. Incrocio dei pali. E poi la palla in rete. Gol di Dzeko per il vantaggio dell'Inter. 17 minuti sul cronometro. Cambia il parziale a San Siro. Ha segnato Edin Dzeko. Inter 1, Juventus 0. Gran conclusione di Hakan Çalhanoğlu. Incrocio dei pali pieno. È stato un gioco da ragazzi per un bomber d'area come Dzeko. Mettere dentro il pallone dell'uno a prendere gol nel momento in cui era in inferiorità numerica. Si riparte, allora Inter 1, Juventus 0. Purtroppo è cambiato il parziale qui a San Siro. Rodrigo Bentancur, come detto, prende quindi il posto di Federico Bernardeschi. Bentancur qui si prende subito una spinta, Morata di testa, Bentancur di prima intenzione per McKennie, va all'aggancio l'americano, anche un po' di fortuna, poi va a trattenere Dzeko e là Bentancur gli dà fastidio, Skriniar appoggio e poi apertura completamente sbagliata. Attenzione a Juan Cuadrado, Juventus ha recuperato il pallone, Cuadrado, il destro di Cuadrado, palla fuori di pochissimo, che sventola del colombiano, fuori di un non nulla. Che peccato qui, bravo Juan, provata ad incrociare con Handanovic che c'era sulla traiettoria ma non l'ha toccata. Cecchellini, occhio anche ad Alessandro che di solito taglia sul primo palo. Cuadrado, il suo traversore in mezzo, Chiellini, colpo di testa, palla che rimane lì, Alessandro la va a toccare, Alessandro, stop e tiro. Provato una cosa molto complicata, il 12 bianconero, senza trovare però lo specchio della porta. Viene agganciato, ecco la palla lunga in profondità, Dzeko, c'è l'aggancio anche il suo, ancora il numero 9 dell'Inter, ci mette il piede Weston McKennie, McKennie verso Kulusevski, può andare a calciare in porta, il sinistro di Kulusevski, viene murato poi Brozovic con il petto, dietro per Handanovic, Inter tutt'altro che perfetta, in uscita palla al piede. Presa una botta alla spalla sinistra, Çalhanoğlu. Barella. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu dentro, il pallone per Dzeko, attenzione, colpo di testa, per fortuna non l'ha stoppata e ha provato a calciare lui, che è un giocatore molto tecnico, è andata benissimo così alla Juve. Questa è una svista abbastanza grossa della nostra retroguardia, c'è andata di lusso. Danilo, Bonucci, Chiellini dentro campo, Çalhanoğlu. Suo traversone in mezzo, attenzione, palla sfiorata da Skriniar, ancora pericoloso. Occhio a Perisic, Perisic, punta Locatelli, Perisic, destro di Perisic. Posizione di Chiellini, non è finita ancora, Barella per Perisic. La palla fuori per Barella, il traversone di Barella, completamente sbagliato, va a chiedere scusa ai compagni di squadra. Respiriamo, eravamo un po' in apnea, ci riorganizziamo con il rinvio dal fondo per Szczęsny.
attacco di Bentancur, palla persa, Barella dentro per Chiellini, Alexandro si gira prontamente, Alexandro il fallo su di lui di Barella, cartellino giallo sacrosanto per Nicolò Barella, completamente fuori tempo su Alexandro. 40esimo minuto del primo tempo, il primo giallo di una partita assolutamente molto corretta. Barella, il centrocampista che è stato, che parte da lontano, il pallone dentro, colpo di testa in chiusura, Alexandro prova a tenere il pallone, ce la fa, Alexandro la mette in mezzo, attenzione, poi Bonucci si ostacola con Morata, si è alzata anche la bandierina e allora palla nerazzurra. Vediamo il colpo di testa, poi palla a campanile, Alexandro è andato a leggerla bene per Dzeko, Dzeko di prima intenzione per Brozovic, Brozovic viene attaccato da Locatelli, sempre Brozovic, la taglia su Barella, Barella viene tirato giù da Alexandro, cartellino giallo per il laterale sinistro della Juve. C'era il fallo di prima, c'è questo fallo, sono scambiati le ammonizioni per falli reciproci. Barella e Alexandro entrambi sul tabellino del signor Mariani. Per l'Inter va a battere il turco Çalhanoğlu, il suo traversone sul palo lungo, colpo di testa, palla campanile, Skriniar va a lottare con Alexandro che ha la meglio, Locatelli con il destro la spazza su verso Kulusevski, rimessa laterale, no, finisce qui il primo tempo, Inter 1, Juventus 0, e questo è il verdetto di questa prima frazione difficile per la squadra bianconera. Inter in vantaggio al 17esimo con Di Dzeko quando la Juve era in inferiorità numerica per l'infortunio di Federico Bernardeschi. Gran tiro di Çalhanoğlu, palla contro l'incrocio di pali. Tapin vincente della bosniaco. A tra poco allora, cari amici bianconeri, con la seconda frazione. Sempre qui, a San Siro. Si vede in campo da Juventus a Sampdoria. Ci siamo, è tutto pronto. E allora via, si riparte. Buon divertimento anche con la ripresa di Inter-Juventus. De Vrij, lungo, Dzeko, di testa. Çalhanoğlu, l'appoggio arretrato per Bastoni. Bastoni indirizza il pallone verso Handanović. Handanović, Perisic, con l'esterno verso Martinez. Ancora l'argentino, si gira il numero 10, punta la porta, va Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, il tocco lì vicino per Çalhanoğlu, il destro di Çalhanoğlu. Chiellini sulla traiettoria, non è finita. Darmian vuole controcross, la va a rimettere in mezzo, Locatelli da una mano dietro, molto bravo in copertura, di gran carriera, è tornato Brozovic, la gira su Barella, sale la corrente Skriniar, Barella però prova a mettersi in proprio, il suo traversone in mezzo verso Dzeko, colpo di testa, palla fuori, pericolo per la porta di Szczęsny con l'imbucata di Nicolò Barella per Di Dzeko. Palla fuori misura, Szczęsny, Bonucci, Danilo. Buona prestazione quella di Çalhanoğlu, dal suo piede è andato il gol del 1-0 per l'Inter. Spazio quindi a Gagliardini, l'ex giocatore dell'Atalanta, sesta stagione consecutiva con la maglia dell'Inter. San Pietro, Bentancur pronto anche lui a fare la sponda al pari di Alexandro, Alvaro Morata, Chiellini, Bonucci, palla dentro, attenzione, Morata va all'aggancio, la conclusione di Bonucci che viene deviata, poi Darmian in qualche modo su Barella, attenzione perché la palla lunga del centrocampista, Danilo prova a leggerla, se Lautaro Martinez alle sue spalle, il tocco di Danilo per Szczęsny, Szczęsny chiama in causa a Cuadrado. Perisic, allora attenzione alla ripartenza dell'Inter con il 3 contro 3 con Perisic, lì vicino c'è Dzeko, in mezzo c'è Lautaro Martinez, Perisic punta la porta, Perisic, Perisic, palla fuori, fatto tutto il campo e si prende grandi applausi Ivan Perisic, 80 metri palla al piede dopo questo recupero su Juan Cuadrado, conclusione per fortuna alle stelle, è arrivato stanco al T per provare a cambiare il volto di questa gara. Danilo, Locatelli, Locatelli alza la testa, dentro il pallone a cercare Morata, attenzione Morata, 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 Morata il colpo di testa, palla fuori, si era alzata poi la bandierina, sì, posizione di offside di Alvaro Morata sul servizio di Manuel Locatelli,
Doppio cambio in casa Juventus, dentro chiesa, fuori Kulusevski. Doria prende il posto di Juan Cuadrado. Quindi lascia il campo il colombiano. Eccolo qua, Paolo Dybala, il grande ritorno in campo da parte del giocatore argentino. Si era fatto male nel primo tempo di Juve Sampdoria. Grande gol. Due, tre grandi parate di Audero su di lui. Aveva servito assist a profusione ai compagni di squadra. Occhio Lautaro Martinez. C'è l'Inter nella metà campo della Juventus. Va al 10. Lautaro Martinez dentro il pallone. Perisic. Prova il numero. Vuole il cross. Lo trova in mezzo. Attenzione. Colpo di testa. Lautaro Martinez non ci arriva. Arriva Darmian. Destro di Darmian. Palla che rimane lì. Bonucci. Spazza via il pallone. Inter pericolosa nell'area di rigore bianconera, rimessa con le mani, Brozovic arriva da dietro, Brozovic si appoggia su Skriniar, una bellissima palla dentro da parte di Dybala, Chiellini la va a toccare lui, poi Alessandro, è tutto buono per l'arbitro, Alessandro punta la porta, sinistro di Alessandro, palla fuori, provato la conclusione dalla lunga distanza, Alessandro provato a sorprendere Samir Handanovic. Molto lontana dal rettangolo della porta. Grande tocco per Chiesa. Chiesa punta la porta. Chiesa la mette in mezzo. Non c'è nessuno all'altezza del dischetto. Non è finita. C'è l'errore dell'Inter con Dybala. Prova il tiro. Dybala colpisce in pieno. Poi ancora Dybala. Tirato giù. Tutto buono per Mariani. Si gioca Lautaro Martinez. Danilo arriva dalle retrovie e tocca il pallone. Juventus ancora in attacco. Chiesa il dribbling. Tirato giù da Perisic. Calcio di punizione per la Juve. E cartellino giallo per Ivan Perisic. Qui Chiesa gli ha nascosto letteralmente il pallone, ma che peccato sull'azione di prima di Federico. C'era nessuno ad arrivare a rimorchio all'interno. Mariani non vuole spinte su questo piazzato. Concentrazione di Paolo Dybala. Con il sinistro Paolo Dybala la parata, poi Chiellini va giù a terra. L'Inter spazza via il pallone, rimessa laterale. Punizione insidiosista. Insidiosissima con la parata di Handanovic. C'è un cambio doppio nell'Inter. Fuori Lautaro Martinez, che ha giocato una partita in o. Poi dentro Dumfries prende il posto di Perisic, visto che ha ammonito, non vuole rischiare. Ha giocato una grande partita all'esterno croato. Quindi fuori Perisic e dentro Denzel Dumfries, giocatore arrivato in estate dal PSV Eindhoven dopo tre stagioni al Philips Stadium. McKenny pronto la rimessa lunga dentro l'area di rigore, la rincorsa, la palla dentro, sfiora Alessandro, Bonucci la zuccata per Chiellini, tirato giù, poi Dzeko, palla che rimane lì, attenzione, sinistro di Dybala, deviazione. Che peccato, deviazione da parte di Giorgio Chiellini, palla che termina fuori, c'era comunque posizione di fuorigioco del nostro capitano. Comunque la presenza di Dybala, il suo ingresso ha acceso l'attacco bianconero. Qua Giorgio Chiellini, Locatelli, Bonucci. Bonucci dentro, il pallone per McKenny, McKenny verso Dybala, ancora McKenny, giravolta, McKenny prova il tiro, trova sulla sua strada Gagliardini. Cecco, colpo di testa verso Sanchez. Sanchez la tiene, giravolta 360, la palla centrale verso Dzeko, per terra McKenny, arriva Locatelli, Locatelli si allarga subito immediatamente per l'aggancio di Alvaro Morata. Attacchiamo con lo spagnolo, Morata, palla al piede, lo scambio. Siamo al posto di chi? Prende il posto numero 21 di Locatelli. E quindi iper sbilanciata la formazione bianconera alla caccia del gol del pareggio. Seconda presenza con la maglia bianconera per Caio Giorgi. Bastoni all'indietro per De Frey. De Frey vuole la gittata lunga con il destro, calcia di potenza. Dzeko ancora dall'altra parte, non vuole ingressi prima del consentito. Dybala contro Handanovic. Parte il tiro di Dybala, palla in rete, il pareggio della Juventus, Paolo Dybala, minuto numero 89, Dybala spiazza Handanovic.
Vlahovic, 1-1, la Juve non muore mai, perfetto Paolo, nel giorno del suo rientro, la sua carica agonistica è stata determinante ad aprire il piattone con lo sloveno da una parte e palla dall'altra, cambio nell'Inter adesso, dentro Vessino e fuori Barella, saranno minuti di recupero esplosivi di questo Inter-Juventus, Paolo Dybala ha ripreso la partita con un calcio di rigore perfetto. Bastoni dall'altra parte per Skriniar viene pressato, Dzeko punta la porta, Dzeko viene chiuso in scivolata da uno straordinario intervento di Danilo, rimessa laterale per chi? Vediamo un po', l'arbitro va a estrarre il cartellino giallo per Artur per il fallo di prima, l'arbitro ha concesso il vantaggio, l'arbitro dice no, devo fischiare io la rimessa laterale. Tempo non è ancora terminato, Darmian con le mani vuole la palla lunga all'interno dell'area di rigore, tutti i migliori saltatori dell'Inter in the box, sale anche Bastoni, Darmian in suo traversone con le mani, colpo di testa, la sponda, palla sparata via, Skriniar, finisce qui la partita, a San Siro termina 1-1, Inter-Juventus, il vantaggio dell'Inter, 17esimo con Edin Dzeko, il pareggio all'89esimo su calcio di rigore con Paolo Dybala, una gara molto complicata, lo sapevamo, ma allunghiamo la nostra striscia. È andata in vantaggio l'Inter al 16esimo minuto, il gol di Dzeko, Inter 1, Juventus 0, Formula 1. Grazie Di Santis, completeremo il primo. Manuel Codignoni, andremo al rimbalzo di linea, Giuseppe Di Santis. D'accordo, grazie. E allora palla al centro, c'è uno consulto VAR, ma a quanto pare la posizione di Dzeko è regolare. L'Inter ha portato in vantaggio, ha sbloccato la situazione al minuto numero 16. Infatti il gol viene convalidato, ma in un momento in cui la pratica il contrasto di Dumfries che tocca il pallone, beh, una volta questi tipi di rigori non venivano dati mai. Comunque è intervenuto il VAR che ha richiamato l'arbitro dopo che l'azione era già dall'altra parte. Quindi Simone Inzaghi aveva capito che cosa era successo, per questo motivo aveva scaraventato il fratino, poi credo che per questo gesto l'arbitro l'abbia espulso, no, è ancora lì Simone Inzaghi, quindi no, se ne va, quindi viene espulso Simone Inzaghi e adesso tutto pronto, Dybala contro Handanovic, parte Dybala, il tiro, rete, il pareggio della Juventus al 43esimo minuto, calcio di rigore di Paolo Dybala che spiazza Handanovic, Inter 1 Juventus 1, quando non te l'aspetti c'è molta polemica sulla panchina dell'Inter, questo è un episodio che farà molto discutere, Mariani aveva diretto bene, su questo episodio credo che si scatenerà un bel putiferio, 1-1 tra Inter e Juventus, sentiamo la situazione per la Formula 1, fallo e va a sanzionare Artur che quindi diventa il quarto giocatore ammonito della partita, 2 nella Juventus, 2 nell'Inter, viene ammonito Artur, ricordiamo anche l'espulsione da parte di, anzi è Chiellini il giocatore che viene ammonito, non Artur, e quindi ricordiamo anche l'espulsione del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, mancherebbero pochi secondi, l'Inter mette con Darmian una pallone in aria alla sponda di testa, allontana il recupero dell'Inter, il triplice fischio da parte dell'arbitro, finisce 1-1 tra Inter e Juventus, prima del commento torniamo da Codignoni per il riepilogo del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1.